Salve a tutti e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali social di Per Sempre News. Iniziamo parlando dei migranti. La ministra tedesca dell'Interno, Nancy Faeser, ha ribadito che Italia non sta rispettando le riammissioni del sistema di Dublino e finché non lo farà, nemmeno noi accoglieremo altri rifugiati. Berlino aspetta che Roma venga di nuovo incontro a noi per adempiere ai suoi impegni, ha detto Faeser. Passiamo ora al conflitto in Ucraina. Come riporta il Telegraph, l'Ucraina ha sfondato per la prima volta una sezione della principale linea difensiva russa sul fronte meridionale del paese. I veicoli corazzati di Kiev sono stati filmati oltre la prima rete difensiva di fossati anticarro e campi minati russi. Sembra che l'Ucraina sia avanzata nella breccia della cosiddetta linea Surovikin, scrive il quotidiano britannico. Le forze ucraine erano già penetrate nelle posizioni difensive, con assalti di fanteria su piccola scala, per eliminare le trincee russe in direzione del villaggio di Verbove, nella regione di Zaporizhia. In Crimea, invece, è stato segnalato un attacco informatico senza precedenti, dove oggi uno strike missilistico è avvenuto contro il quartier generale della flotta del Mar Nero, a Sebastopoli. Lo ha detto Oleg Kryuchkov, consigliere per le politiche informatiche del capo della Repubblica annessa alla Russiti. Stiamo registrando interruzioni su internet nella penisola. Tutti i servizi sono al lavoro per eliminare la minaccia, ha affermato Kryuchkov, citato dall'agenzia RIA Novos. Chiudiamo con lo sport. Con un Eurogol di Lukaku, la Roma riparte battendo lo Sheriff. Con José Mourinho lontano dalla panchina a scontare la squalifica UEFA, la vittoria per 2-1 in Europa League sui moldavi dello Sheriff dà fiducia ai giallorossi. La partita però è tutt'altro che in discesa per la Roma. L'Atalanta vince 2-0 contro il Rakow Częstochowa. Le reti di De Ketelaere ed Ederson archiviano la partita. In Conference alla Fiorentina non bastano i due gol di Ranieri. Col Genk finisce 2-2. Queste erano le notizie di oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà lunedì, sempre alle 19, sempre sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.